siamo in una località, qui vicino c'è un forte, si chiama Forte San Rocco, non a caso nei primi anni del secolo scorso questa località si chiamava proprio Forte San Rocco, è diventata poi, signore e signori, una delle perle del turismo della Maremma, Marina di Grosseto! Siamo a Marina di Grosseto, nella piazza del porto della Maremma. Un saluto a backstage e all'amico Nunzio Garanti che questa sera è qui insieme a noi, sarà anche un giurato della trasmissione Dilettando, trasmissione di Toscana TV e Siena TV. Io sono entusiasta di questo Dilettando perché c'ha un Carlo ha tutto un contorno di persone eccezionali, poi certe volte ci sono degli ospiti come Andy. Ora dovrà fare una cosa bellissima, è quella del padre. Quella del padre, quando la farà, sarà il successo dell'anno. Sarà il successo dell'anno. Io sono qui, mi sguardo, guardo, cerco di imparare qualcosa e poi la vita può anche servire, non futuro. Noi siamo giovani e a quel punto. Giustamente fra poco festeggeremo l'80° compleanno di Natalino Galgani. No, stiamo organizzando la canzone, anche una festa al Teatro Moderno, questa è un'anteprima che vi daremo, però insomma ci stiamo lavorando. Allora accanto a me abbiamo Ursula Di Gorito che è la regista della trasmissione, è quella che si occupa dell'aspetto tecnico per quanto riguarda la gestione delle telecamere, lo ricordo sono 4 telecamere più una regia digitale dove viene montato tutto in diretta e poi naturalmente lei fa anche la fase di post produzione. Natalino Galgani che è il direttore di produzione, quello che un po' collega tutti i vari settori, si occupa talvolta anche delle faccende tra virgolette legate alle commissioni di vigilanza, quindi un po' la persona che ci dà una mano per quanto riguarda questi aspetti, Marisa Lunghini che invece è la responsabile della giuria e la responsabile dei conteggi, quindi lei è l'elemento su cui poi si struttura tutta la trasmissione. E invece Andy Bellotti è il nostro ospite di questa sera, ma anche un incursore perché spesso entra sul palco e conduce un po' insieme a me, insieme alle Vallette, questa pazzia pura che dura da 16 anni che si chiama Dilettando. Però un'ultima cosa da dire è che questo team sta insieme ed è così ben assemblato grazie a Carlo. Fa un applauso a Carlo, I love you. Ciao backstage. Oh, allora siamo arrivati a presentare la giuria velocemente, andiamo velocissimi. Ivana Danti, musicista e docente di clarinetto. Davide Braglia, direttore artistico delle Sere al Porto. Francesca Sabatini, giornalista della Nazione e addetto stampa Porto della Maremma. Enzo Russo, fotoreporter. Nunzio Garanti, blogger e fotografo. Agata Florio, scrittrice. Vi siete dimenticati, Gloria Mazzi, che è saltata la 16ª, nessuno ha detto, responsabile del liceo musicale del Polo Bianciardi. Ecco, questi sono i nostri splendidi giurati, la nostra splendida giuria che andrà a votare le esibizioni dall'1 al 10, lo ricordo, non esistono mezzi voti, il primo andrà in finale, il secondo e il terzo e il premio simpatia in una delle due semifinali. Allora è tutto pronto per annunciare la prima esibizione. Solamente tra le braccia tue.
sarà stato psicologicamente che negli ultimi due della specie si dovevano rifare. Ma si sono messi a trombare tutti insieme. Contemporaneamente! Ma un'ora già la maiale! Chi trombava lì? Buoni, ci avete tempo! E il topo, la topa, lo scimmio, il tacchino, la tacchina, il puma con la puma, il leone con la leonessa! E tutti entravano! Il canguro trombava a saltelli! Pumpa da pumpa, pumpa da pum! Piano, mi rompete l'arca! Gli elefanti! Piano, me la rompete tutta! Poi si sono cominciati a mischiare! Si erano stancati della loro compagna di non di mischiare la sua. Perché volevo chiamare anche Carlo Sestini, la giuria, se ce la fa venire un po' di giurati, venite qua. Adesso dirò chi è il premio simpatia e arriverà alla semifinale. Non so se andrà a Follonica o se andrà a Campagnatico, lo staremo poi a vedere. Allora, è arrivato come premio simpatia, è stato attribuito, perché in realtà il premio simpatia ha vinto anche il primo, però visto e considerato che gli daremo il primo, quindi il premio simpatia sarà chi è arrivato secondo, giustamente. E allora il gruppo folcloristico San Rocco, il terzo posto Le Formiche, Le Formichine, terzo posto che consegna il presidente di Ascom, Carla Palmieri. Consegnato. Già consegnato, lo so, è stato velocissimo, mi raccomando, poi non andate via, perché abbiamo... Poi abbiamo ancora... L'altro terzo posto. Terzo posto per Young Dancer. Consegna il capitano. Prego.
ecco le Young Dance, che anche loro vanno in semifinale. L'altro terzo posto è già stato assegnato? Ah già, è vero. Se no dicevo la stessa cosa, Siamo quindi al secondo posto per Irish Coffee Band. Chiediamo al capitano. Secondo. Per sopportarti. Allora vince questa puntata da sì. Marina di Grosseto. Dai, tutti insieme. Dov'è Maraccini? Maraccini dov'è? Ecco, allora prima di tutto fermi perché abbiamo voglia di fare la chiusura con loro. Dopo tutta festa eccetera eccetera. Allora, velocissimi, flash su questa serata. Bellissima, divertente, davvero sorprendente, più di quello che si poteva immaginare. Bravi, bravissimi. No, stupenda, mi sono divertito tantissimo, grandi, grandi tutti. Veramente una bella serata, grazie a tutti. Grazie a Maraccini, naturalmente al porto della Maremma che ci hanno permesso di essere qua. Ciao Sestina, I love you. Grazie a Andy Bellotti. E allora vince la puntata di Marina a Andy, certo. Grazie. Marina di Grosseto, tutti. Oh. Lui va in finale. Sì, Tommaso Nardoni. Tommaso Nardoni vince la puntata per quel suo monologo di Roberto Benigni. E complimenti Tommaso. Grazie. Sta piangendo perché è emozionatissimo, naturalmente, per... non se l'aspettava, credo assolutamente no. E allora noi chiudiamo questa ultima tappa da Marina di Grosseto, naturalmente ringraziando, come ho già fatto, Generale Italia, tutta la nostra giuria splendida che è stata con noi. Un grazie ancora, la semifinale adesso vi aspetta, andremo a Follonica, poi a Campagnatico e chiuderemo a Grosseto con la finalissima. Per questa sera da Marina di Grosseto, dalla terrazza del porto della Maremma è tutto, insieme ciao ai nostri telespettatori, ciao! Vi amo!